Cari amici, voglio pienamente fare questo video perché sono, ripeto, ieri ho visto solo l'immagine di Vanessa Ingondrada in posa per Vani di Fer, ma a parte il fatto che lei si è mostrata nella sua bellezza, ma il discorso appunto che lei ha trattato è che trova me, e penso in tanti anche d'accordo, pienamente d'accordo con lei, perché ovvio che bisogna cercare, certo non è facile di abbassare se non eliminare il pregiudizio, perché magari, che ne so, ripeto, tutti quanti siamo diversi, quindi per mille motivi. Però, come si dice, detto così, papale papale, come appunto ci ha fatto la natura, cioè, tutti quanti abbiamo la nostra bellezza. Come tutti quanti abbiamo i pregi e difetti, e io ripeto, con questo monologo di quasi un minuto che Vanessa Ingondrada ha fatto per Vani di Ferro, sono ancora pienamente convinto che Vanessa sia una donna che può davvero portare in alto il nome appunto delle donne nel caso specifico, perché come detto anche da lei, cioè ora non bisogna stare lì a giudicare o a vedere, amo quella persona così, colì io, poi non voglio entrare nei casi specifici particolari perché non mi va. Ma ognuno ha la sua bellezza, come ognuno ha i suoi punti di vista. Questo, ripeto, fa di Vanessa una donna ancora più forte, già cosa che io pensavo comunque. Per questo ne approfitto per dirvi che, ripeto, un mio amico ha avuto la grande fortuna di lavorare, seppur come comparsa, qualche anno fa, verso una serie TV andata in onda su Rai 1 per un paio di settimane, con protagonista Vanessa Ingondrada, dove ha recitato anche il nostro caro attore tranese Enzo Matichecchi, approfitto per salutarti, caro Enzo. Questi esempi di Vanessa e di altre donne e anche uomini che portano in alto il nome appunto della bellezza, che ovviamente bisogna tenerlo in considerazione sempre in primo piano, ma soprattutto, come ho detto già, non è semplice, ma secondo me bisognerebbe lavorare molto di più su se stessi, per conoscerci di più noi stessi, più che giudicare gli altri, perché sappiamo tutti tutti lo sappiamo, il pregiudizio uccide, nel senso che può far più male di una violenza di qualsiasi tipo, può causare anche delle ripercussioni. Poi ovviamente in riferimento a se parliamo di, ma secondo me, cioè indipendentemente dall'età,
Comunque, cara Vanessa, io che sono un ragazzo di 26 anni qui di Trani in Puglia, ripeto, sono d'accordo con te, eh? Ti apprezzo non solo per questo gesto, ma per tutte le iniziative che tu hai portato avanti e sono sicura che continuerai a portare avanti. Quindi, certo, mi sarebbe piaciuto anche solo incrociarti quando c'erano i cast ora non mi viene il Capitano Maria, il Capitano Maria. Quindi, cari amici, approfitto per dirvi andate su Vanity Ferro, anche sulla fanpage di Vanessa Incontrada per vedere il suo monologo. Quindi, cara Vanessa, alla grande, io ti apprezzo, ti stimo. Che altro dire? Beh, ci avviciniamo all'ora di pranzo. Buon pranzo a tutti. Ci vediamo. Abbiamo detto parlando prima di NXI. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao.